Ciao a tutti, come va? Mattinata fresca oggi a San Gimignano, non so se riuscirò a fare questo video, ma oggi voglio parlarvi proprio del verbo riuscire, o meglio del verbo riuscirci. Che cosa significa riuscirci? Come vedete c'è il verbo riuscire più la particella ci. Partiamo innanzitutto da questo verbo riuscire, che letteralmente significa uscire di nuovo, uscire sair. Ri sta a rappresentare appunto di nuovo, quindi riuscire significa uscire di nuovo. Io posso ad esempio adesso uscire, non so, di casa, esco di casa e dopo riesco, cioè esco di casa e dopo esco di nuovo, cioè esco nuovamente di casa. Ok? Quindi partendo da questo significato letterale del verbo riuscire, cosa significa riuscirci? Significa uscire di nuovo con qualcuno, quindi in questo caso il ci indica una o più persone. Vi faccio un esempio, come sempre. Io potrei dire, ieri sono uscito, con alcuni amici e questa sera ci riesco, cioè questa sera esco di nuovo con loro, cioè con gli amici con i quali sono uscito ieri sera, ok? Quindi in questo caso, vi ripeto, ci indica una persona e riuscire significa uscire di nuovo con una o con più persone. Ok? E quindi questo è un primo significato più letterale dell'espressione riuscirci. Passiamo invece adesso all'altro significato di riuscirci. Riuscire corrisponde al verbo portoghese conseguir, no? Quindi riuscire a fare qualcosa. Ad esempio, io riesco a correre, non so, 5 km in 30 minuti. Non è un risultato straordinario, ma insomma, in questo periodo magari è questo quello che riesco a fare, forse. Quindi io riesco a correre 5 km in 30 minuti. E potrei chiedervi: e voi ci riuscite? E quindi, e vocês conseguem? Ci riuscite? E voi riuscite ci a fare questa cosa? Quindi questo è il significato di riuscirci. Quindi io ci riesco, tu ci riesci, lui ci riesce. Quindi vedete come si costruisce? C'è il soggetto, c'è il ci che è fisso e si coniuga il verbo riuscire. Io riesco, tu riesci, lui, lei riesce. Quindi vi faccio un altro esempio. Io qua mi ritrovo ad esempio, non so, un treppiedi, un piccolo treppiedi. Potrei dire, oh, io riesco a tenere il treppiedi, più o meno, riesco a tenere il treppiedi in equilibrio su una mano e potrei dire: e tu ci riesci? E tu riesci a fare questa cosa? Quindi questo è il significato di riuscirci. Ok? Spero ovviamente che sia chiaro, quindi che siano chiari entrambi i significati, quindi sia il significato letterale che quest'altro significato dovrebbe riuscire. Come sempre vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto, a commentare e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!